Da quello che si può vedere dal video, sembra un individuo giovane, anche dall'atteggiamento un po' giocoso che ha con il pezzo di legno in uno dei video. I giovani hanno meno esperienza dell'uomo e tendenzialmente sono un po' meno timorosi, perciò è più probabile che si avventurino in zone anche frequentate dalle persone, come in questo caso. Quello che succede comunque in questi video è che alla fine il lupo, appena si rende conto che ci sono persone, prende e va via, che è quello che deve essere l'esito ottimale di un incontro fra un essere umano e un lupo. È positivo non avere un terrore per questi animali, comunque bisogna fare in modo che interagiscano il meno possibile con le persone, quindi tenere chiusi gli animali domestici la sera, sia animali da cortile che cani di piccola taglia, e non lasciare cibo disponibile. Il lupo è un animale opportunista, quindi non ha problemi a mangiare rifiuti. Quindi il bidone dell'organico teniamolo chiuso molto bene, o se possibile mettiamolo fuori la mattina stessa. In caso di un incontro con il lupo, di persona a distanza ravvicinata, quindi decine di metri, è importante fare in modo che l'animale possa scappare via, quindi che abbia una via di fuga. Se non ce l'ha, arretrare senza perderlo di vista, quindi guardando, e invece se si trova magari con la macchina, non puntargli fari fissi negli occhi, ma abbassare le luci e fare in modo che possa andare via. Importante è non cercare in nessun modo di attirare l'animale per incontrarlo, perché questo può creare condizioni pericolose.